He-Man e i dominatori dell'universo. Io sono Adam, principe di Eternia, il difensore dei segreti del castello di Grayskull. Questo è Krieger, il mio eroico amico. Scoprii di avere certi favolosi poteri segreti il giorno che sollevai verso il cielo la mia spada magica e dissi: per la forza di Grayskull! La grande forza è con me! Krieger diventò il possente Battlecat e io diventai He-Man, l'uomo più forte e potente dell'intero universo. Soltanto in tre sono a parte del mio segreto. La nostra amica Sorceress, Man at Arms e Orko. Insieme difendiamo il castello di Grayskull dalle forze demoniache di Skeletor. Vi eravate cacciati voi due? Dovevate farmi un resoconto completo. Abbiamo avuto delle difficoltà, Skeletor. Avete piantato la sfera sotto il palazzo reale? Ecco, non proprio, Skeletor. He-Man ci ha sorpreso e ce l'ha tolta. Razza di scellerati! Tornate immediatamente a cercare la sfera e fate che cresca. E se anche questa volta fallirete, vi garantisco che non sarò comprensivo! Così sei riuscito ad impossessarti della sfera. Ed ora è ben custodita nel castello di Grayskull. Proprio un bel lavoro. Non lodare me, ma He-Man. Infatti è lui che sto lodando. Avanti. Adam, tuo padre ti sta cercando dappertutto. Dove t'hai ricacciato? Ero uscito a sbrigare una piccola faccenda di palazzo. Già, i tuoi soliti divertimenti. Comunque, vai subito da tuo padre. Credo proprio che abbia una bella sorpresa per te. Adam, questo è tuo cugino Jeremy. Ehi, l'ultima volta che ti ho visto eri un bambino. Ma sentilo. Jeremy starà con noi e tu penserai a lui finché sarà nostro ospite. Ma padre, io ho delle incombenze di palazzo. Quelle aspetteranno. Ora farai in modo che Jeremy si diverta e tu sei sicuramente il più adatto a farlo. E va bene. Andiamo, cugino. E non chiamarmi cugino. Scusa. Jeremy, questo è Man at Arms. Che strano, non ha un vero nome. Gli amici mi chiamano Duncan. Non è che vada molto meglio. Ascolta, ragazzo, io... Io sono Orko, piacere di conoscerti. Ciao. Senti, ti faccio vedere qualche gioco di prestigio. Ehi. No, adesso no. Guarda quanta roba. Cos'è questo? Fa attenzione, Jeremy, quello è il mio nuovo frangirocce. E a che serve? Serve a trasformare zone rocciose in ospitali in campi coltivabili, ma ora rimettilo a posto perché non l'ho ancora collaudato. Non temere, lo collauderò io stesso. Jeremy, attento! Scusate, ma almeno è collaudato. Penso che qualcuno dovrebbe insegnarti le buone maniere di rispetto per le cose degli altri, ragazzo. Perché non ce ne andiamo in giardino? Questa è una buona idea. Forza, Jeremy, qui ne hai già combinate abbastanza. Come mai sei stato così sgarbato con Man at Arms? Sono stufo dei grandi, non sanno fare altro che intromettersi nei miei giochi. Ma sia Adam che Man at Arms sono persone in gamba, anche a loro piace divertirsi. Ah, sì, ora vedremo. Ti assicuro che mio cugino è un ragazzo d'oro. Mi preoccupa, Adam. E ho il chiaro presentimento che quel ragazzo ci combinerà un sacco di guai. Lo terrò d'occhio, non temere. E poi c'è bisogno di te altrove. Come adesso, per esempio. Saresti dovuto venire con me a collaudare il frangirocce. Non hai per niente torto, Duncan. Sarò costretto ad affidare Jeremy a qualcun altro. Bisognerà vedere chi sarà il fortunato babysitter. Sicuro.
sicuro. Baderò io al ragazzo principe, non si preoccupi. Jeremy, resterai per un po' con Ramen. Mi raccomando, non giocare con quei veicoli, è molto pericoloso. Già, certo. Adam, non ti preoccupare, so come tenere a bada questi giovinastri. Centro! Fallo di nuovo, fallo ancora. Oh, andiamo, ora basta, questo è troppo. Sono proprio stanco di te. Se non lo rifai dirò a Re che sei cattivo con me. Oh, la mia povera testa. Dai, prova a scheggiarlo. Non ci si riesce, Duncan, è troppo duro. Stai indietro, collauderemo l'efficacia di questa macchina. Prova adesso. Mi sembra troppo debole. Apporterò una piccola modifica. Bene, io tornerò da Ramen. Penso che ormai ne avrà fin sopra i capelli. Jeremy, dove sei? Jeremy, dove sei? Oh, che guaio. Il principe Adam si arrabbierà di certo se non mi trova insieme al ragazzo. Jeremy! Maledizione, Jeremy, mi vuoi rispondere? Ora arrivo! Ah, questo sì che si chiama divertimento, ragazzi! Oh, Jeremy, fermati! Non è un giocattolo! Jeremy, per atterrare dovrai spingere l'ultimo pulsante rosso sulla destra, svelto! Io invece ho un'idea migliore della tua. Chissà dove i men avrà nascosto quella dannata sfera. Come può pretendere Skeletor che noi possiamo riuscire a trovarla? Io sono stanca di prendere ordini da lui. Stai calma. Ci potrebbero essere dei microfoni a bordo. Ascolta, tu dimentichi, Triclop, che anche noi abbiamo dei poteri. E se noi avessimo... Guarda, guarda! Non riesco a capire cosa sia. Usa il visore radar, stupido. È un ragazzino che guida uno Skysled. E Ramen è aggrappato dietro. Vediamo un po' cosa stanno facendo. Bene, ora riproviamo. Ehi, ma quello è uno dei nostri Skysled. Atterriamo, ti prego. Subito. D'accordo, d'accordo. Ehi, ma è bloccato! Aiuto! Qualcuno ci aiuti, c'è una avaria! Ma sono Jeremy e Ramen, mi sembrano nei guai. Aiutali, Adam. Per la forza di Grayskull! La forza è con me! Ci schianteremo! Evelyn, cosa diavolo ci fa Iman qui? Dobbiamo scoprirlo. Dirigiamoci lentamente dietro quelle rocce. Wow, Iman! Non speravo proprio di poterti incontrare di persona. Che sta succedendo? Beh, Jeremy, il cugino del principe Adam, ha deciso di fare un giretto qui intorno per giocare un po'. Perché l'hai fatto? Volevo solo divertirmi. Avreste potuto farvi male, non è stata una buona idea, ragazzo. Ma tu ci hai salvato, quindi che importa? Uno di questi giorni potresti combinare un danno troppo grave perché qualcuno vi ponga rimedio. Riesci a vederli, Triclop? Sì, li vedo con il mio gamma radar. Sono dietro quelle rocce. Continueremo a collaudare il frangirocce. Quando avremo finito vi porteremo al palazzo e tu resterai nella tua stanza. Ma Adam mi aveva promesso che sarei potuto andare alla fiera. Quando Adam saprà cosa hai combinato, penso che anche lui sarà d'accordo con i men. Chi sarà quel ragazzino? Non ne ho alcuna idea, ma sento che è molto vulnerabile. Potremmo usarlo per il nostro scopo. Questa volta sono proprio convinto che funzionerà. Un po' più di energia.
Perfetto, e ora portiamo la terra al laboratorio. Così accerteremo se può essere coltivata. Andiamo. I-Man ha la sfera con sé, Evelyn. No, lasciamo perdere la sfera per ora. Quella nuova invenzione mi sembra molto più importante. Che te ne fai di un disintegratore di rocce? Lo potremmo utilizzare contro le mura del castello di Grayskull. Per permettere a Skeletor di entrarci? No, Skeletor no, noi. Così potremo conquistare il potere assoluto sul mondo. Sì, hai ragione. Impossessiamocene ora. Non ora. Perché no? Perché adesso dovremmo affrontare i Men. Mi dici allora come faremo a prenderla? Non saremo noi ad occuparcene. Piuttosto penso che quel bambino potrebbe prenderla per noi. Non è giusto, non è giusto. Mi avevi promesso che sarei potuto andare alla fiera. Ti avevo anche detto di non combinare guai. Ma io volevo soltanto divertirmi un po'. Quello che tu chiami divertirsi può essere pericoloso per te e anche per gli altri. Io so badare molto bene a me stesso e non ho bisogno dell'aiuto di nessuno. Ma oggi ne hai avuto. Duncan, vediamo cosa ha da dirci ancora il ragazzo. Beh, io mi siedo allora. Così dici di non aver bisogno di aiuto? Proprio così. Io invece sì. A volte ho bisogno dell'aiuto di persone vicine. Tutti ne hanno bisogno. Scommetto che il Man non ha bisogno dell'aiuto di nessuno. Non è del tutto vero. E tu che ne sai? Lo conosco molto meglio di quanto tu non creda. E poi anche se tu fossi in grado di badare a te stesso, come ti sentiresti se una tua azione procurasse del male a qualcuno? O addirittura la morte? Pensaci su. Comunque, credo che andare alla fiera non arrecherebbe del male a nessuno. Va bene ragazzino, te lo faccio provare prima che tu mi faccia diventare pazzo. Tieni, c'è un bersaglio in cima alla cupola. Questo affare è fantastico, lo voglio. Te l'ho detto, non hai abbastanza soldi. Pensi che questo ti possa bastare? Certo, certo. Quel boomerang magnetico è tutto tuo, giovane amico. Ehi, ascolta un attimo, ragazzo. Io ho pagato quel bel giocattolo. Comunque potrai tenerlo, se in cambio ti presterai ad aiutarmi a fare un piccolo scherzo. A chi? A un mio simpatico amico che si chiama Menetar. Ah, quel tipo musone. Certo che t'aiuto. Allora ascoltami. Ci deve essere nel suo laboratorio una scatoletta con tutte luci lampeggianti. Sì che c'è, è il frangiroccio. Saresti in grado di portarmelo qui? E poi il boomerang potrà essere mio. Affare fatto. Spero che sia uno scherzo fantastico. Un fantastico scherzo per i Men e anche per tutta Eternia. Domani tornerai a casa, Jeremy. Ti sei divertito in questi giorni? Direi che non sono stato male. Maestà! Adam, qualcuno deve aver preso il frangirocce dal laboratorio. Quell'oggetto è stato inventato per il bene della collettività. Dunque, chi può averlo preso? Non riesco ad immaginarlo, a meno che... Qual è la sostanza più resistente sul nostro pianeta? Le mura del castello di Grayskull. Non riesco a capire. Perché vi state preoccupando in questo modo? I guerrieri di Skeletor potrebbero entrare nel castello usando il nostro frangiroccio, Jeremy. E se questo accadesse, il regno di Eternia cadrebbe nelle mani delle forze del male, Jeremy. Sarebbe a dire che qualcuno potrebbe farsi del male, oppure morire. Jeremy, sai qualcosa di questa storia? Qualcosina. Ora sto parlando seriamente, dici subito quello che sai. Sono stato io a prendere il frangiroccio. È stata una donna a chiedermelo. Una donna? Sono certo che si tratta di Evelyn. Mi ha detto che si trattava di uno scherzo e mi ha comprato un boomerang. Ragazzo, hai commesso un gravissimo errore. Man at Arms, avverti subito il capitano Tila. L'unica speranza che Eternia ha di salvarsi è che i Men sappia della cosa al più presto. Corri! Per la forza di Grayskull! La forza è con me! Vedrai, mi riscatterò, te lo prometto.
Avevi ragione, Jeremy ci ha messo nei guai. Credo che adesso se ne sia pentito amaramente. Forse ora ha imparato qualcosa. Speriamo che non abbia imparato troppo tardi. Non appena avremo trovato il giusto assetto, disintegreremo le mura del castello di Grayskull ed entreremo nella nostra nuova casa. Attenzione, i sensori rivelano la presenza della sfera della crescita. Ora ho capito dove Imena ha nascosto la sfera. Nel castello. Maledetto! Attivala subito! Crescerà fino a quando non la disattiveremo. E questo non avverrà fino a quando non avrò abbattuto tutte le mura del castello. Come un pulcino dentro l'uovo. Già, e ora lavoriamo dall'esterno. Sento un forte pericolo. Qualcuno sta attaccando il castello. C'è Evelyn. Il ponte levatoio sta cedendo. I miei poteri magici non bastano. La festa è finita, Evelyn. Imen, presto, vieni all'interno. Imen, vengo a salvarti. Guardate, il ponte si è spaccato. Ora finalmente Grayskull è nostra. E Imen non ci potrà ostacolare in nessun modo. Imen, sei ferito? Jeremy, portami la mia macchina. Ferma il bambino, presto. Fermo! Ragazzo, usa il tuo boomerang per riprendere la macchina. Ora! Ora devo cercare assolutamente di invertire il suo effetto. Adesso sì che va meglio, e ora a noi due, Evelyn. Hai finito con i tuoi trucchetti, signor Pappamolla? Pietà, ti prego, lasciaci andare. Maledetto, lasciaci andare, te la farò pagare. Duncan, la prigione portatile. Con vero piacere. Imen, svelto. Vieni dentro! Il castello di Grayskull è in pericolo! I miei poteri non bastano. Solo la tua forza può fermarla. Spingi più che puoi. Devi usare tutta la tua forza, Imen. Si ritira. Sorceress, potresti portarmi alla finestra? Grazie per il passaggio. Dovrò proprio tenerlo presente quando tirerò i calci piazzati. Prima di andare, voglio che voi tutti sappiate quanto sono dispiaciuto per ciò che ho fatto. Tutti quanti possono sbagliare, Jeremy. L'importante è trarre un insegnamento dagli errori. E tu, oltretutto, hai messo a segno un colpo straordinario con quel boomerang. Grazie del complimento, ma è stata un'idea tua. Sono felice che me l'hai suggerita. E Imen è altrettanto felice perché lo avete aiutato. Lo credi davvero? Te lo ha detto per caso? Diciamo che ne sono convinto. Lo conosco bene. Amici, arrivederci a tutti. Non dimenticherò mai questo viaggio. E non dimenticherò mai di dare ascolto alla gente che dimostra di volermi bene. Ciao! Ehi, Jeremy, hai dimenticato il tuo boomerang! Tieni! Orco, non provare a lanciarlo!
scusa, perché non volevi che lo lanciassi? Ecco perché, orco. Ah, già, ora capisco. Ehi, ehi, sta lontano da me, sta lontano da me, aiuto! Finiscila, me ne tanza, dantila, rammer, stratos, re, randor, chiunque, aiuto! Bene, finalmente Jeremy ha imparato a comportarsi. Per un po' si è comportato male, anche se l'unica cosa che desiderava era che qualcuno lo notasse. Ma con i suoi atteggiamenti non poteva pretendere di essere simpatico. Proprio così, il miglior modo per accattivarsi la simpatia degli altri è di non cercarla. Siate cortesi e gentili, la gente non solo vi noterà, ma vi apprezzerà. Ora sto per fare una cosa gentile. Che cosa? Vi dico arrivederci.